Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi testeremo una palette per 7 giorni. Sono contentissima che questa serie che sto facendo sul canale vi stia piacendo e soprattutto sono contenta di darvi 7 look per una singola palette, così potete uno prendere ispirazione se acquistate la palette ma non sapete come abbinare gli ombretti, che tipo di look creare, potete prendere ispirazione dai trucchi che vedete in questo video, e due, se siete indecisi se acquistare o no una palette, potete vedere che tipo di look escono fuori in questo video, così riuscite a capire se la palette vi piace o meno. Inoltre mi piace tantissimo questa tipologia di video perché soprattutto ultimamente si vedono dei video in cui molte persone testano una palette una volta e scrivono sul video recensione, vi dico che cosa ne penso della palette. Se la stai provando adesso per la prima volta, come fai a darmi una recensione come se l'avessi provata per tanto tempo? Può capitare che realizzando un solo look si prendano gli ombretti, quelli che funzionano benissimo, si fa una recensione super positiva, poi invece si provano gli altri ombretti a telecamera spenta e la palette non è poi un granché, quindi sono contenta di darvi un video super completo sulla singola palette. La Bloodlust vi arriva in questo packaging così di cartone. Eccola qui dentro. Il packaging è fatto in velluto, la forma della palette super particolare, molto diversa da quella che vedete in giro. Nella palette ci sono 18 nuovi ombretti che sembrano veramente bellissimi così e non vedo l'ora di fare gli swatches e vedere come sono applicati sugli occhi. Il prezzo è di 63 euro, potete acquistare la palette in tutti i rivenditori autorizzati di Jeffree Star, io l'ho presa su Beauty Bay. Se acquistate la palette non aspettatevi qualcosa di super professionale, parlo per i truccatori da inserire nel vostro kit, oppure di qualcosa che sia ad un prezzo più basso perché il packaging è meno curato. Se acquistate Jeffree Star state acquistando anche l'esperienza, quindi il sentire e avere qualcosa di diverso rispetto a ciò che avete nel cassetto. Se lo seguite sapete che lui è uno molto legato ai marchi super costosi, e come per una borsa di Chanel che vi arriva nella confezione tutta carina in una custodia interna, la stessa cosa è per la palette. Acquistate la palette sia per gli ombretti ma anche per l'esperienza che vi dà Jeffree Star. Ho appena finito di realizzare gli swatches che vi metto nel frattempo che parlo e sono piacevolmente sorpresa perché tutti gli ombretti si swatchano molto bene, sembrano dei colori belli pieni e saturi, sembrano super scriventi. Ovviamente vedremo come si comporteranno sugli occhi. Mi piace moltissimo la storia colori che riesce a creare Jeffree Star e soprattutto il fatto che riesca a creare sempre dei colori originali e diversi da quelli che si trovano nelle altre palette. Il nero scuro, che è Executioner, mi sembrava molto molto simile a quello nella palette di Tati. Infatti sono andata a swatcharli, ve li faccio vedere adesso e sono praticamente identici. L'unica cosa è che nell'ombretto di Jeffree Star i glitter sono fucsia, tutti completamente fucsia, in quelli di Tati invece sono multicolor, leggermente più argentati. Inizio con l'ombretto chiaro che è Your Majesty. Noto subito che si sbriciola parecchio la cialdina quando si preleva l'ombretto e vi dico anche che questo ombretto ha un sottotono parecchio grigietto. Ora utilizzo nella piega dell'occhio il marroncino chiaro, sono contentissima che abbia inserito un marroncino chiaro freddo perché non lo mettono più in nessuna palette e secondo me abbinato a questi ombretti ci sta veramente benissimo lo sfumo. Appunto nella piega dell'occhio come colore di transizione. Proseguo sempre nella piega dell'occhio applicando Royal Pain. Anche questo, come tutti gli altri applicati fino adesso, si sbriciola parecchio quando si preleva dalla cialdina. Per me non è assolutamente un problema e si sfuma veramente benissimo. Applico Sworn Enemy su tutta la palpebra mobile. Voglio cercare di creare un abbinamento di colori un po' diverso dal solito È super super scrivente, dopo lo proverò ad applicare anche bagnato. Diciamo che questo ombretto non è uno di quelli che ha bisogno di essere applicato bagnato, però voglio vedere se diventa ancora più intenso e brillante. Bagno direttamente il dito, che è il trucchetto che vi ho fatto vedere in uno dei miei ultimi video, che se non avete visto vi lascio cliccabile qui. E vado a pressare l'ombretto bagnato direttamente con il dito sulla palpebra. Bagnato diventa ancora più brillante e più metallizzato, mi piace tantissimo questo colore, è super particolare. Scurisco ancora di più la piega dell'occhio, rimanendo più precisa rispetto a tutti i colori che abbiamo applicato fino adesso,
e utilizzo l'ombretto viola scuro dalla palette. Ci ho messo un po' di tempo a realizzare questa sfumatura, il viola si sfuma molto bene, però mi ha dato un po' di fallout. Per evitare di riempirmi tutto il viso di viola ho dovuto applicarne veramente pochissimo alla volta, perché ogni volta che andavo lì a sfumare anche un pizzichino di ombretto avevo subito un sacco di granellini qui sullo zigomo. Utilizzo Royal Paint in modo abbastanza diffuso su tutta la lunghezza delle ciglia e poi vado con Dungeon, che è l'ombretto viola scuro più precisa all'attaccatura delle ciglia. Sull'angolo interno utilizzo Beauty Sleep, che è un colore chiaro, quasi un duochrome rosa dorato, molto molto bello. Lo metto qui su tutto l'angolino interno dell'occhio e lo porto leggermente a connettersi con il viola e con il verde sulla parte superiore. Questo è il primo trucco terminato con la palette Bloodlust di Jeffree Star. Mi piace tantissimo l'abbinamento dei colori, trovo che questo verde e questo viola si sposino benissimo insieme. Vi devo dire però che ho avuto un po' di problemi con il viola, anche mettendolo sulla parte inferiore mi ha dato parecchio fallout, me lo sono ritrovato ovunque, qui alla tita, il naso, anche vicino alla bocca, spolvera parecchio. Se vi dà fastidio sappiatelo, per il momento è stato l'unico ombretto che mi ha dato problemi, però allo stesso tempo poi è davvero bellissimo, quindi decidete voi se per voi va bene avere un po' di fallout e un viola super intenso. Per oggi è tutto, ci vediamo domani con il prossimo look. Per il trucco numero 2 cercherò di realizzare qualcosa di più portabile, non in termini di colore, cioè naturale ma colorato. Anche oggi ormai sapete che faccio sempre questo passaggio, prendo il colore chiaro e lo metto sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. Ora prendo il lilla opaco e lo vado a mettere nella piega dell'occhio. Vediamo un attimino quanto scrive questo colore, perché swatchato è davvero bello e super intenso. Anche così non è per niente male, cioè sembra super super scrivente. Ovviamente se avete un colore di pelle più scuro questo colore si vedrà molto di meno, perché su di me che sono chiarissima fa contrasto. Se avete una pelle più scura non so quanto si vedrà. Su tutta la palpebra mobile utilizzo Wet Jewel e lo vado a pressare direttamente con il dito. Vediamo come risulta da asciutto anche questo, e poi casomai lo applichiamo bagnato, magari solo sulla parte centrale dell'occhio. Allora, ho qualcosa da dire. Questo è uno di quegli ombretti che stiamo vedendo ultimamente praticamente in tutte le palette, che a me non è che facciano impazzire più di tanto, quegli ombretti un po' trasparentini con tantissimi glitter all'interno. Per carità, sono bellissimi, ma danno un sacco di fallout. Ora proverò ad applicarlo bagnato per vedere se la storia cambia. Non so poi, indossandolo, se i glitter rimangono attaccati alla palpebra o se si vanno a spolverare su tutto il viso come fanno gli ombretti di tante palette. Bagnato risulta sicuramente molto più scrivente e la base, diciamo trasparentina, diventa quasi rosina. Il trucco, che doveva essere super naturale, già non lo è più. In questo modo, applicandolo bagnato, ho molto molto meno fallout di glitter. In questo modo, giusto qualche pagliuzza, da asciutto veramente un casino. Anche oggi utilizzo Beauty Sleep sull'angolino interno dell'occhio, però oggi lo applico bagnato e non asciutto. E così il trucco di oggi è terminato. Non so se mi piace tantissimo come è uscito fuori, perché avrei voluto realizzare un trucco pastello delicato molto molto brillante, invece il colore che ho messo sulla palpebra mobile me lo sarei aspettato un po' meno rosa e un pochino più brillante. Sinceramente questa nuova formulazione di cui tutti parlano a me non sta entusiasmando più di tanto, l'ho trovata in tantissime palette, più la provo e meno mi piace. Voglio gli ombretti classici brillanti metallizzati, quelli che avevamo fino a qualche mese fa, quelli mi piacevano tantissimo, questi un po' di meno. Anche applicandolo bagnato mi sono riempita di glitter, non si vedono penso dal video, ma vi posso assicurare che sul mio viso, cioè me li sono trovati fino ai capelli, il mio viso è completamente pieno di glitter, e ovviamente da una palette che costa così tanto non mi aspetto una cosa del genere. Il lilla nella piega dell'occhio molto molto carino. Questo è quello che è uscito fuori e ci vediamo domani con il prossimo look. Anche oggi inizio applicando il colore chiaro sotto il sopracciglio. Lo metterò anche abbastanza saturo su tutta la palpebra mobile, però voglio farlo dopo perché prima voglio realizzare la mia sfumatura. Con un pennello da sfumatura abbastanza ampio prendo Scandal Water e lo metto su tutta la piega dell'occhio. Costruisco la sfumatura poco alla volta, ne prendo un pizzico, lo applico e lo sfumo e poi ne prendo ancora. Lo stesso colore lo applico anche sotto, lungo tutta l'attaccatura delle ciglia,
e cerco di connettere la sfumatura nella parte sotto con quella nella parte superiore. Ok, mi sono accorta che il pennello era leggermente sporco di un marrone scuro, quindi è uscito fuori un colore leggermente più scuro rispetto a quello che c'è sulla palpebra superiore. Diciamo che non fa niente. Ora prendo il lilla chiaro e mi aiuto a sfumare tutto l'azzurrino che abbiamo appena applicato, quindi lo applico proprio sulla parte più esterna della sfumatura. Vediamo se in questo modo riesco a farla diventare un pochino più graduale, magari anche più interessante con questo doppio gioco di colori. Per il momento ho avuto zero fallout, l'azzurrino non si sfuma proprio bene al 100%, mi sono aiutata con il lilla che invece al contrario si sfuma molto molto bene. Riprendo nuovamente il colore chiaro che abbiamo messo sotto al sopracciglio e questa volta lo vado a pressare su tutta la palpebra mobile. Ora con un pennellino più piccolo prendo Dungeon, batto bene il pennello perché questo colore nei giorni passati mi ha dato un po' di fallout e vado a scurire leggermente qui la parte più esterna dell'occhio. Non so se riuscirò a farlo, ma vorrei che non si vedesse lo stacco tra il viola e l'azzurrino lilla, ma voglio applicarne, ecco, davvero un pizzichino e cercare di sfumare tutti i colori insieme. Ne applico un pizzico anche sulla parte inferiore e mi concentro soltanto sulla parte più esterna, in modo sempre da creare una sfumatura che sembri continuare sia sopra che sotto. Lo stesso viola scuro lo applico con un pennello ungolato all'attaccatura delle ciglia. Ci vado con molta cautela, ne prendo veramente un pizzico per volta perché non voglio rischiare di macchiare la mia base, e appunto lo metto all'attaccatura delle ciglia e poi faccio una piccola codina come se fosse un eyeliner. E per oggi questo è il trucco finito, mi piace da morire, trovo la tonalità di questi ombretti particolare, davvero bellissima, super intrigante. Qualcosa di veramente speciale. Se io cercassi di realizzare questo trucco con qualcos'altro di tutte le palette che ho qui nei miei cassetti, non credo riuscirei a trovare qualcosa di simile. Questo azzurrino, lilla, sono veramente particolari e bellissimi, mi piacciono un sacco. Come avrete capito, sono soddisfatta del trucco di oggi, non ho avuto nessun problema. Ci vediamo domani con il prossimo look. Oggi voglio provare ad applicare un colore opaco su... Oh mio Dio, quanto è scrivente, avete visto, ragazzi? Voglio provare ad applicare un colore opaco su tutta la palpebra mobile per capire se risulta, come dicevo, bello scrivente o se sono adatti ad essere applicati soltanto nella piega dell'occhio. Cioè, ragazzi, ma state vedendo? Dopo averlo applicato sulla palpebra mobile, prendo un pennellino più piccolo e inizio a sfumarlo nella piega dell'occhio, cioè praticamente devo allargare un po' il colore, che così risulterebbe abbastanza strano. L'ombretto si applica e si sfuma molto bene, ho avuto un qualche granellino di fallout, assolutamente nulla di esagerato, anche considerando che è un ombretto viola. Ora utilizzo Block Queen, che mi sembra un colore fantastico, e vado a scurire la piega dell'occhio. Utilizzo ovviamente un pennellino più piccolino e vado proprio qui sulla V più esterna. Anche questo colore mi sembra si applichi e si sfumi molto molto bene. Mi sono ricordata ora di non aver fatto il mio passaggio fondamentale, che come sapete bene è quello di applicare il colore chiaro sotto al sopracciglio, come ho potuto dimenticarmi. Sto applicando Dungeon, che è l'ombretto viola scuro al posto dell'eyeliner, e vi dirò che questo ombretto ha un colore meraviglioso. Il problema è che dà tantissimo fallout. Appena non state attenti e battete il pennello, quel poco di eccesso di polvere in più che c'è sul pennello vi cade ovunque. Ora prendo l'unico ombretto verde dalla palette e lo vado ad applicare su tutta la parte inferiore all'attaccatura delle ciglia. Cercherò di creare una sfumatura più ampia di quella che faccio solitamente. Prima lo vado a pressare con un pennellino abbastanza compatto, poi ne prendo ancora un pizzico con un pennellino invece da sfumatura e vado a sfumare la parte più esterna. Questo colore è veramente bellissimo, però mi piacerebbe più applicarlo insieme ad altri colori marroncini piuttosto che a quelli che ci sono in questa palette. Ovviamente nulla vi vieta di abbinare questo ombretto ad altri colori. E questo è il trucco di oggi terminato, ragazzi, mi piace da morire. Io trovo che gli ombretti opachi di questa palette siano veramente eccezionali. Si applicano in modo super pieno, si sfumano benissimo e sono di colori davvero fantastici ed unici. Tutto ad eccezione del viola che, come sempre, mi ha dato un po' di fallout qui e lì. Comunque, ci vediamo domani con il prossimo look. Rimanendo sulla scia degli ombretti rosati, applico High King nella piega dell'occhio. Questo sarà un po' il mio colore di transizione, anche se ovviamente è abbastanza scuro, quindi ne applico davvero un pizzico alla volta fino a che non ottengo l'effetto desiderato. Anche oggi mi stavo dimenticando di applicare il colore chiaro sotto il sopracciglio. Sarà che questa quarantena mi sta dando al cervello.
bello. Sono curiosa, ragazzi, scrivetemi qui sotto come state vivendo la cosa. Spero che non vi stia creando troppi problemi a livello lavorativo, anche se so che purtroppo per tanti lo sta facendo. Comunque, torniamo a noi, cercherò di darvi un bel posto dove svagarvi un pochino e non pensare a quello che sta succedendo nel mondo. Nella piega dell'occhio, con un pennello da sfumatura sempre abbastanza ampio, applico questo colore che si chiama Betrayal, credo si dica, non sono sicura della pronuncia come sempre. È un colore satinato, non opaco, però voglio provare comunque a metterlo nella piega dell'occhio perché sembra un punto di fucsia veramente bellissimo. Lo stesso ombretto lo applico anche sulla parte inferiore, cerco di sfumarlo, non voglio applicarlo in modo troppo saturo. Come avrete capito, il trucco di oggi sarà tipo Barbie, tutto rosa, fucsia. Procediamo con Pink Magic, anche questo è un ombretto super fucsia e super glitterato. Lo applico bagnato su tutta la palpebra mobile. Anche questo è uno degli ombretti con la nuova formulazione, però vi dirò che rispetto all'altro si applica molto molto meglio. Di Fallout giusto qualche granellino, però non mi ha macchiato la base, non è andato in giro ovunque. Risulta super brillante e metallizzato. È veramente bellissimo. Sull'angolino interno applico bagnato Beauty Sleep. Anche oggi utilizzo un pizzico di Blood Queen qui sulla parte più esterna dell'occhio perché voglio creare più tridimensionalità, soprattutto perché ho applicato tutti i rosa ovunque. Vi confermo che prendendone di più rispetto a ieri, che l'ho applicato in modo molto più leggero, anche questo ombretto mi va a sporcare la base. E questo è il trucco super fucsia di oggi terminato. Ovviamente non è proprio naturalissimo e semplicissimo da portare. Avrei sicuramente potuto abbinare un rossetto più naturale e spegnere il tutto, però non so, mi piaceva l'idea di essere un po' bubblegum e mi piaceva l'effetto del labbra super fucsia abbinati al trucco dello stesso colore. Ci vediamo domani con il prossimo look. Inizio mettendo il colore chiaro sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. Non so se si vedrà dal video, ma le mie palpebre si sono completamente tinte del fucsia di ieri. Sono coperte ora dal correttore che io utilizzo come base per i miei ombretti. Senza correttore le mie palpebre sono fucsia tipo la Beauty Blender, non che siano arrossate, semplicemente tinte. Come colore di transizione utilizzo Monarchy, che è questo bellissimo marrone freddo che mi piace tantissimo. Cambio pennello da sfumatura e intensifico la piega dell'occhio con Royal Paint. Rimango leggermente più precisa rispetto al marrone di prima, anche questo colore mi piace veramente tantissimo. Con il dito prendo Bleeding Heart, sì, giusto, e lo vado a pressare su tutta la palpebra mobile. Applicato con il dito da giusto qualche granellino di fallout, mi piace molto questa cosa. Vi dirò che non risulta super intenso appena applicato, dovete un po' stratificarlo. E quando lo fate il colore risulta assolutamente bellissimo, però ecco, dovete un po' lavorarlo. Prelevo lo stesso ombretto con un pennello e lo vado a sfumare tra la piega dell'occhio e l'ombretto rosso che ho messo sulla palpebra mobile. Non so ancora bene cosa fare sulla parte inferiore, intanto prendo Take the Crown e lo applico sull'angolino interno dell'occhio. Voglio creare questo gioco, questo abbinamento di colori un po' particolare. Ragazzi, ma quanto è bello questo colore! Non mi ricordo neanche se l'avessi già usato, perché ormai sto provando talmente tante palette, sto facendo talmente tanti look tutti insieme che non mi ricordo più quale colore. Mi sono scritta un foglietto con i colori che devo utilizzare, che mi sono rimasti da usare per i vari giorni. Questo colore è veramente super intenso, super lilla, veramente bellissimo. Sulla parte inferiore, giusto per non lasciarla proprio vuota, prendo un mix di Monarchy e Royal Paint e vado leggera l'attaccatura delle ciglia. E questo è il trucco terminato. Anche se mi piace quello che è uscito fuori, alla fine trovo sia un trucco molto interessante con questo abbinamento di colori, vi dirò che ho un paio di cosine da dirvi riguardo al rosso. Mentre inizialmente sembrava un bel colore, sembrava si applicasse bene, trovo sia un po' sbiaditino, cioè più lo indosso e più tende a sbiadirsi, non risulta così tanto intenso come appena applicato, e guardandomi bene vicino allo specchio ho rosso ovunque. La cosa che non mi piace tantissimo è che non è cremoso per niente, è parecchio duro anche per prelevarlo dalla cialdina, di conseguenza non si applica, come vi dicevo, subito in modo pieno, dovete un po' lavorarlo, un po' stratificarlo, e forse è proprio per questo, non avendo quella parte così cremosina, che non aderisce bene all'occhio e un po' tende a sbiadirsi. È diventato molto più chiaro, molto più arancione e meno rosso rispetto che a quando l'abbiamo applicato. Ci vediamo domani con l'ultimo look.
del video. Anche per oggi applico velocemente il colore chiaro sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. Utilizzo Hiking nella piega dell'occhio come colore di transizione. Siccome andrò ad applicare il colore scuro tra poco, che è l'unico colore che mi è rimasto da provare, voglio che il fucsia sbuchi fuori dal nero nella sfumatura. Lo stesso colore lo applico anche sulla parte inferiore e cerco di connettere la sfumatura qui sotto insieme a quella sulla parte superiore qui sull'angolino esterno. Ora passiamo a Executioner, che è il colore nero con i glitter fucsia all'interno. Lo vado a pressare bagnato sulla palpebra mobile. Lo applico bagnato per il semplice fatto che ho notato che questi ombretti opachi con i glitter all'interno, se li applicate da asciutti, praticamente i glitter vanno ovunque. Mantengo il colore, diciamo, sulla metà più esterna dell'occhio, lo sfumo leggermente qui verso l'inizio e ora provo in qualche modo a sfumare questo colore nella piega dell'occhio. Credo di aver fatto una cavolata, perché avrei dovuto applicare prima il nero un po' sfumato nella piega dell'occhio, altrimenti adesso, sfumando l'ombretto, i glitter mi andranno ovunque. Ora, con un pennellino da sfumatura più piccolo, un pizzico del nero e un pizzico di Blood Queen, vado a sfumare la parte più esterna del nero, perché devo togliere il più possibile lo stacco tra il colore scuro e il rosino nella piega dell'occhio, nella sfumatura. Il problema fondamentale di questi ombretti opachi con i glitter all'interno, che io vi continuo a ripetere, non so perché li stiano mettendo in tutte le palette perché a me non piacciono, è che una volta sfumati diventano completamente opachi e i glitter volano ovunque, cioè bisogna prima applicarli e sfumarli, poi applicarli bagnati per far sì che i glitter non si stacchino. Sinceramente a me continuano a non piacere, più li provo meno mi piacciono. Magari fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sulla parte iniziale dell'occhio applico il lilla luminoso, che è Take the Crown. Lo vado a prendere e ad applicare direttamente con il polpastrello. Questo colore mi fa impazzire, mi piace da morire. Non so se stia bene con il trucco di oggi, però sicuramente lo utilizzerò un sacco abbinato magari ad una sfumatura marroncina nella piega dell'occhio, sarebbe davvero bellissimo. E per la serie abbinamenti strani, questo è il trucco di oggi terminato. Mi piace tantissimo come ci sta questo rossetto viola scuro abbinato al trucco degli occhi con questa punta di lilla violetto. So che è strano e non adatto a tutti, a me piace davvero tantissimo. Dopo aver provato, testato e messo alla prova questa palette per un'intera settimana, veniamo a noi e vi dirò esattamente che cosa ne penso. Iniziamo dal packaging. Ovviamente non è una palette comoda e pratica da portare in giro per viaggiare o per chi fa il truccatore, è tutt'altro, anzi, da tenere qui in mostra sulla scrivania, e quando vengono le nostre amiche possiamo farle ingelosire dicendogli: guardate la mia nuova palette di velluto gigante. È sicuramente più un pezzo, diciamo, da collezione che un pezzo pratico da tenere nella propria collezione. Passiamo alla qualità degli ombretti. Vi dirò che con questa palette ho avuto un po' un rapporto di amore e odio. Alcuni ombretti mi sono piaciuti tantissimo, altri invece non mi sono piaciuti. Avrei sicuramente preferito altri ombretti simili invece a quelli che mi sono piaciuti. Iniziamo dalla nuova formulazione, cioè gli ombretti glitterati. Mi sembra siano soltanto questi due della nuova formulazione. Sono degli ombretti super glitterati che sembrano quasi dei glitter pressati invece che degli ombretti veri e propri. Il fucsia si applica bene, il rosa si sparge ovunque, sinceramente non è che mi sia piaciuto proprio così tanto. A livello di colori sono molto molto belli. La cosa che non mi piace è che appunto spolverano ovunque, e anche il fucsia, applicandosi bene super pieno, indossandolo poi nell'arco della giornata, mi sono ritrovata glitter fucsia ovunque. Non me lo sarei aspettato, perché inizialmente ho detto: wow, fighissimo questo colore, da zero fallout, i glitter si incollano benissimo alla palpebra. Invece no ragazzi, l'ho applicato bagnato ma i glitter me li sono ritrovati ovunque. Del nero vi ho già detto tutto creando quest'ultimo look. È un tipo di formulazione che a me assolutamente non piace, perché la base è opaca e i glitter sono buttati lì in mezzo ma non aderiscono bene all'ombretto, quindi ve li ritrovate ovunque o comunque quando applicate l'ombretto, alla fine sfumandolo un pochino, lavorandolo leggermente, l'ombretto risulta opaco. Quindi perché mettere i glitter all'interno se tanto poi non si vedono
sulla palpebra o comunque si spargono per il viso, avrei preferito un nero opaco o un altro ombretto da mettere appunto ad abbinare agli altri colori. Passiamo ai brillanti, questo lilla e il verde sono davvero spettacolari, mi piacciono tantissimo, si applicano bene, sono più simili ai classici ombretti brillanti, metallizzati, luminosi che siamo abituati a vedere. Il colore è super pieno, si applicano bene, si comportano bene nell'arco della giornata, non mi hanno dato assolutamente problemi. Il rosso non è che mi sia piaciuto più di tanto, perché si sbiadisce un po' applicandolo, lavorandolo e indossandolo. Sicuramente avrei preferito una formulazione un po' più cremosina o un altro colore che si abbinasse anche meglio con tutti gli altri, perché sinceramente questo mi sembra un po' buttato lì rispetto agli altri che invece si applicano molto bene insieme. Non mi è piaciuto molto neanche questo ombrettino qui che si chiama Beauty Sleep, perché applicandolo bagnato fa una sorta di pappetta, si va ad impastare, e applicandolo così asciutto non risulta poi così intenso come sembra nella cialdina. Il colore però è molto molto bello, se questo colore fosse stato della formulazione del lila e del verdino l'avrei preferito molto di più. Il resto degli ombretti, gli opachi, secondo me sono veramente bellissimi, ragazzi, si sfumano benissimo, sono super pieni, rimangono benissimo durante la giornata, mi sono piaciuti veramente tantissimo. L'unico che mi ha dato un po' di problemi è stato il viola scuro, mi piace tantissimo come colore, mi piace come si applica, il problema è che dà tantissimo fallout. Se lo utilizzate, magari realizzate la base dopo aver fatto il trucco degli occhi, proprio per evitare di sporcare la base che avete già fatto. In generale una cosa bellissima di questa palette che mi piace tantissimo rispetto praticamente a tutte le altre che ho provato è la combinazione colori. Qui dentro ci sono dei colori veramente unici che non riuscite a trovare nelle altre palette. Mi piacciono tantissimo le sfumature degli ombretti che Jeffree Star ha inserito in questa palette, e una cosa che mi piace tantissimo è che praticamente tutti gli ombretti si applicano bene tra di loro. Se voi prendete gli opachi, anche tipo questo, e lo sfumate con il lilla, esce fuori un colore veramente particolare e insieme si sfumano e si amalgamano in un modo che con tante altre palette non riesco a fare. Considerazioni finali, quindi vi starete chiedendo voi, la ricomprerei sì o no? Vi consiglio di acquistarla? Non lo so, è un bel 50-50, ci sono degli ombretti che mi piacciono tantissimo e che secondo me, come vi dicevo, non si trovano in altre palette, tanti altri ombretti invece non mi sono piaciuti e penso siano proprio quelli a rovinare la palette, che invece sarebbe stata fantastica se non fossero stati inseriti all'interno. Il problema principale è il prezzo della palette, che è veramente alto. Se fosse costata un po' di meno vi avrei detto prendetela, perché comunque vale la pena avere gli ombretti che lavorano benissimo, anche avendone poi altri che magari non riuscite a sfruttare proprio benissimo. Con il prezzo così tanto alto non mi sento di dirvi prendetela assolutamente perché è fantastica. Ci sono delle pecche, valutate voi se vale la pena spendere così tanti soldi per avere degli ombretti che non sono poi proprio il massimo. Come vi dicevo all'inizio del video, ormai Jeffree Star è diventato un po' un articolo da collezione, non si guarda più neanche tanto la qualità degli ombretti, ma bisogna assolutamente avere l'ultima palette di Jeffree Star, perché è quella che rincorrono tutti, che hanno tutti, che fa sempre sold out appena viene lanciata. Quindi ecco, valutate voi se acquistarla o meno. Come al solito spero che questo video vi sia stato utile, ricordatevi di scrivermi qui sotto nei commenti quale dei 7 look è stato il vostro preferito, quale assolutamente non vi è piaciuto, se avete provato la palette fateci sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre nei commenti ricordatevi di scrivermi qual è secondo voi la prossima palette che dovrete stare per una settimana. Se avete 30 secondi del vostro tempo potete mettere un bel pollice all'insù, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e condividere questo video con i vostri amici. Vi mando un grandissimo bacio, ci vediamo prestissimissimissimo in un nuovo video. Ciao!